Sono Luca Tremolada. Sono Andrea Gianotti. Siete su Infodata Blog. Le auto ci raccontano chi siamo. Forse negli anni 70 o al limite negli anni 80. Oggi ci dicono come siamo cambiati. Da status symbol, l'auto è diventata sempre meno un bene in proprietà e sempre più on demand economy. Per capire come l'hanno presa gli italiani, abbiamo interrogato gli open data del Ministero dei Trasporti. $51.448.065 autoveicoli e motoveicoli, di cui sappiamo tutto o quasi, e le abbiamo studiate per un periodo di 5 anni, dal 2012 al 2016. Ecco che cosa abbiamo capito. A Striano e Quagliano, in provincia di Napoli, il 46% delle persone non è assicurato. Napoli è in effetti la provincia meno assicurata in Italia. Esiste però un caso Oldenico, dove? In provincia di Vercelli. Sembrerebbe un errore statistico, ma non è così. Parliamo di un comune di 256 abitanti, con 303 veicoli circolanti. Ebbene, il 49% non è assicurato. Analizzando meglio il dataset, scopriamo che 150 auto non assicurate potrebbero appartenere tutte a uno stesso proprietario. Cosa suggerisce? Che forse qualche cosa non torna. Potrebbe essere il classico caso di intestazione fittizia di più veicoli a una stessa persona, che di solito è nulla tenente o difficilmente reperibile. Per altre informazioni, curiosità, quello che vi serve, andate su www.infodata.ilsole24ore.com.